Ciao e bentornati su Necessary Pixels. Yeah. Io sono Paolo, lui è Max e oggi trattiamo un gioco in accesso anticipato. Oh yes. Questo gioco si chiama Courier of the Crypts. Appena ribattezzato il gioco del postino. Esatto. Allora tu play. Cominci a fare play con un nuovo slot. Slot. Bravo. Ok. Sì. Ok. Perfetto. E intanto io comincio a raccontare qualcosa su questo gioco. Sì. Piccolo. Piccolo perché solo nella finestra. Sei in finestra. Chi sei tu? Allora, questo gioco è un gioco indipendente. Ok. Sviluppato da uno studio slovacco. Sì. Che si chiama Ember Art Games. Esatto. Se non mi ricordo male. Sì, non ti ricordi male. E Ember Art Games è in realtà una persona. Sì, esatto. È uno studio di una persona. C'è uno che si chiama studio. Moment che non sono morto. O lo sono. Ma quello sembra il mio cestello. Almeno mi posso muovere. Dovrei uscire da qua. Se solo questo posto fosse un po' più luminoso. Oh, guarda una lanterna. Allora, fondamentalmente è un dungeon crawl. Ok, tu ti sposti in un dungeon. La meccanica principale attorno al quale si muove questo dungeon crawl è il fatto che il dungeon, come giustamente è un dungeon, è buio. Esatto. E quindi le cose che tu vedi sono illuminate da delle fonti di luce, che siano delle fonti di luce statiche come i falò che vedi lì, o che siano delle fonti di luce invece mobili, che sono la torcia che tu hai in mano. Esatto. Vedi che attorno a te adesso che hai una lanterna... c'è il lumino intorno. Esatto, c'è un po' di luce che ti permette di vedere qualcosa. Ci sono varie meccaniche legate alla luce, nel senso che in alcuni casi, per esempio, la luce ti permette di risolvere degli enigmi, piuttosto che ti permette di tenere lontani i mostri, piuttosto che fare delle fare altre cose. Sì. Ok, quindi per il momento ci ritroviamo in questo posto che non sappiamo bene che cos'è. Esatto. In cui siamo molto inquietati. C'è una porta su sinistra, c'è la luce. Ah, Freak. Ok, non l'avevo vista. Ok. Gioca, il gioco gioca molto sul... come si chiama? È qua. Passa di qua, sì. C'è un'altra leva a destra. Giusto. Bravo. Dicevo, gioca molto sul fatto che il posto sia poco illuminato. Ok. Sui chiaro scuri. Sui chiaro che scuri. E mo? Subito boss. No, non sarà un boss. No. Ma no. Assolutamente. Ma figurati. Ah. Devi già avere l'anticipazione della nostra grafica che lo mostrava sopra il gioco e di fianco a te lì. Sì. Faccio un'indicazione. Oh, ed era solo un brutto sogno. Ed era tutorial. Altresì detto tutorial. Perfetto. Ah. E qua iniziamo, arriviamo nel centro della vicenda. Cioè tu sei banalmente un postino. Che lavora, che è un apprendista postino. Beh, pure. Che lavora per un postino più anziano. Ok. Ok. Per un vecchio postino. Bravo, nota come non c'è la coda alle poste. Oh, beh, perché questa è casa sua. Esatto. Quindi sarebbe come se fosse la coda alla signora Giovanna che è alle poste. Beh, non ha senso, no? Ce lo dici tu. Eh. Vai avanti intanto. Tu vai alle poste, mica a casa della signora Giovanna, poverina. Che poi peraltro questo è un nome bello importante, Pony Delivery Master. Esatto. Il signor Pony. Ah, signor. Ma quindi Master è il cognome? Piotr Pony Delivery Master. Capisco. Pony Delivery Master è il cognome. Un nome nomen. Uh-huh. Dicevo, okay. La grafica, come potete benissimo vedere, è in pixel art. In pixel art. Pixel art. Yes. Con gli esterni in questi bei colori tranquilli, rilassanti, fricchettoni. Certo, invece poi quando siamo nei dungeon... E come hai visto prima, cioè tutto buio. Stufoloni nel sedere, esatto. Perfetto. Adesso ti racconta, sì, un sacco di menate
vai pure più veloce che puoi, bravissimo. Chi se frega delle cose, devi portare una lettera. Devo portare una lettera. Te la faccio breve, vai a portare una lettera. Esatto. Sì. Sì, dici, chissà perché ho sognato queste qui. Perché? Perché in maniera cosa mangiano in Slovacchia? Il goulash avrà mangiato. Ah, adesso ci sono i titoli di testa con il nostro bravo postino che se ne va nella cripta. Ok, e comincia a scendere il tono di bucolico che c'era prima, mentre lui va a consegnare la sua bella lettera. Yes. Ok, tutto il gioco è la consegna della lettera, da quello che ho capito io. Sì, esatto. Che la quest principale, a vedere anche il trailer, è proprio: riuscirà il nostro eroe a consegnare una lettera? A consegnare la lettera. Quindi okay, entriamo in questa bellissima cripta. Che posto spaventoso, ci dice il nostro Mino con un font minuscolo. Oh, entriamo. Ok, c'è un signore. Ah no, ci dice che abbiamo bisogno di una chiave. Sera. Buonasera, c'è il vecchio signore Matterapesca, ok? Il vecchio custode della tomba. Non stava dormendo, stava facendo riposare gli occhi. Esatto. Come tutte le nonne. E il signore è il guardiano della cripta, che non è lui. Lui è solo il curatore. È solo il curatore, certo. Perfetto. Dice, vabbè, ma tu stai quattro stanze più avanti e troverai il guardiano della cripta. Ok, al quale gli consegna la tua lettera, simpatica. Lettera. Oh. Intanto ti compare, bravo, ti compare anche una HUD in alto a destra, che è tutto quello che c'è nella tua HUD è questa praticamente. Ho preso la torzia. Hai preso la torzia, perfetto. Perfetto. Quello ti posso dire già così, casomai non vuoi saperlo, che si già abbiocato di nuovo. Sì, ovvio. Va bene. Ah, signor curatore, salve. Questo è una statua, non è un curatore, come puoi ben immaginare. Il curatore sta in fondo a sto corridoio qui. Signor cura... Ma porca pu... E mo' iniziamo il gioco. Ah, quindi adesso noi semplicemente dobbiamo tornare su dal curatore. Esatto. Bene. Ok, adesso inizia il vero e proprio gioco. Ok, premi A per accendere. La torcia ci mette un po' ad accendersi. Giustamente. Ok. Ah, che bel posto. Hai visto che bel posto? Rilassante. Le cose con le quali puoi interagire sono evidenziate. Fondamentalmente questo è un dungeon crawl più verso il puzzle game che verso il dungeon crawl vero e proprio. Che è successo già? Porca paletta, manci un attimo di tranquillità. No. No, che succede? È qui, scappiamo. Chi è qui? Che cos'è? Scappiamo. No, Dio. Va bene. Va bene. Ah, adesso siamo questo tizio qua. Che c'è un posto dove nascondersi? Non c'è un posto dove nascondersi. Di sotto, vai sotto. Sotto. Andavo in quella porticina lì. Forse chiude la porta? No, qua non c'è posto. Si è chiusa la porta. Fantastico. Poi potrai notare la stanza dove sei tu. Oh. Oh già. È ovvero. Ok. Ok, quindi ho vissuto i ricordi del tizio. Perfetto. Così a naso. A naso così. Dio abbia pietà della mia anima, l'idea è certo. Della mia anima, ci dice lui. Oh, bene. Ok. E giustamente lui dice che perché ho appena visto che cosa è successo a quel tizio, però la porta si è aperta. Esatto. Ok, come puoi notare puoi accendere le lucette che fanno luce, non tantissima, ma un po' di luce. Possiamo anche saccheggiare la cripta, sei contento? Certo, saccheggiare la cripta è sempre cosa buona. Sono d'accordo. È diviso in livelli. Ok. Quindi tu man mano trovi l'uscita del livello e cerchi di arrivare a quello successivo. Qui abbiamo bisogno di una chiave. Fondamentalmente le meccaniche sono queste. Ah, ok. Attento alle trappole. Opla. Superata. Sì. In realtà c'è anche la questione della torcia, perché se non ricordo male non credo che riusciremo ad arrivare a vederlo. In alto a sinistra, tu adesso hai preso del combustibile e cose. In alto a sinistra vedi che la meccanica della torcia da quale parli
stendo la torcia. Bravo. Riaccendo la torcia. Lì c'è un teschio. Però se tu prendi le pallette sinistre, che sono pietre, trick e track, puoi sparare ai vasi e andare a prendere il teschio. Ho preso il teschio. Ci sono tre all'interno di questo livello. Perfetto. Che sono, credo, un po' il secret della baracca. Sì. Ok. Credo anch'io. Ok. Hai trovato una seconda reliquia. Ho spento la trappolona. Sopra c'è anche una scala, se ti interessa. Ah, sì, scala. Questa è una scala. Ok, tutto il gioco è basato sul fatto che devi fare attenzione a che cacchio trovi. Tic. Hai trovato un pulsante, hai aperto la stanza di sotto, bravo. Oh, bene, bene. Quindi andiamo nella stanza di sotto. Oh, un puzzle. Io amo i puzzle. Che bello. Ma non li risolvo mai. Perfetto, un ottimo inizio. Allora. Con questo... darò fuoco. Secondo me le colonne. Esatto. O così o il contrario. Mi sa che era il contrario. Olè. Ok. Ho un altro morto. Che però questo non parla. No. Perfetto. Questo leviamo. Però sono arrivati che abbiamo trovato la chiave. Sei contento? Molto contento che abbiamo trovato la chiave. E abbiamo trovato anche dei mostri. Oh no, ragni! Da dove arrivano? Non sono normali ragni di sicuro, per forza sono grossi come te, gioia santa. Esatto. Hai 10 proiettili in questo coso. La gestione dei proiettili è abbastanza importante in questo gioco, ne sono nei pochi, te lo dico subito. Ok. Quindi lo scopo è cercare di arrivare sempre dall'altra parte dell'universo con meno con più proiettili con più possibile. Proiettili possibile, esatto. Ecco. Se spegni la luce. Si spegne la luce. Allora, la mia impressione è che sia uno dei giochi più polished. Bravo, adesso ti ha anche morso le chiappe. Sì, ma io adesso via. La chiave è sulla destra, ti ricordo. Vada via, signor ragno, vada via. Dicevo, ho l'impressione che sia uno dei giochi più polished che io abbia visto fatti da un così indipendente. Cioè c'è un sacco di cura. C'è stato il rischio. Sì, assolutamente. Poi per essere fatto da una persona sola, chapeau, ragazzo. Chapeau, sì. Chapeau, davvero. Sì. Abbiamo fatto il primo livello. Hai trovato 0 sigle su 3 e 2 reliquie su 3. Ah, chi se ne frega. Quindi anche in un livello molto semplice c'è un sacco di roba da trovare. C'è un sacco di roba da trovare, essendo il primo livello. Porca vacca. Che dici? Che c'è ancora questo? Ma no, possiamo anche fermarci qua. Forse vuoi andare avanti? Non lo so. No, direi che bisogna fermarci qua. Assolutamente. Dicevo, è molto carino. Io ho giocato già anche il secondo livello, mi sono provato. La difficoltà aumenta chiaramente, i ragni diventano di più, i proiettili diventano di meno, le trappole diventano di più, ci sono milioni di pezzi, chiavi, robe da trovare. Da quello che ho visto nei filmati è anche riuscito a essere, a non avere, a non cadere nell'errore nel quale incorrono tanti indie di risfruttare troppo gli stessi asset. Ok. Cioè io che ho fatto queste tre meccaniche buone, ma ho fatto 60 livelli di queste tre meccaniche. Nel senso che ho visto mostri diversi, ho visto ambientazioni diverse. Ottimo. Comunque c'è parecchio di c'è parecchio da vedere. C'è parecchia ciccia. Sì. Anche situazioni nei filmati fanno vedere anche situazioni parecchie incasinate alle quali non sono ancora arrivato. La curva sembra essere abbastanza ragionevole. E c'è anche il potere della torcia che fa più luce a seconda di non so che cosa bisognerà premere, però fa tanta luce che spaventa gli avversari e di conseguenza quando la spegni cerca di attirarli al buio, cerca di attirarli verso di te, esatto. Poi far scattare delle trappole diverse, insomma è un gioco con un con avresti un già potuto farlo, adesso che tu avessi spento la luce adesso i ragni sarebbero venuti dritti verso di te, giusto, mentre così restano sul loro pattern. Ok, quindi sì, esiste sì, già sì, la possibilità di attirare i ragni verso le trappole. Critiche da fargli? No, cosa non ti è piaciuto? Niente in realtà. Io devo dire che la cosa che mi è piaciuta di meno è lo spread del protagonista. Forse no, ma forse gli artwork, sai? Gli artwork nei dialoghi, nei bozzini di dialogo, perché sono, non lo so, mi ricordano tanto roba vecchia, 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 che non c'era bisogno di fare così. L'avesse fatto in maniera un po' più cartunosa, come il resto del gioco,
gli artwork sono un pochino in contrasto con tutto il resto. Il vecchio Summoner, che era un vecchio gioco che avevo giocato su PC una vita fa, per il quale ci avevo perso sopra le notti, e mi sempre rimpiango di non averlo finito perché ero arrivato veramente tanto avanti. Ok. Che aveva un po' questa questo aspetto un po' così. È un po' quello, solo, ma solo quello, per il resto i controlli funzionano bene, il gioco si legge benissimo. Cioè non ci sono parti confuse anche a livello di grafica e tutto quanto, per cui no, è davvero un gran bel giochino, e, ed essendo in accesso anticipato vedo solo margini di miglioramento. Assolutamente, molto 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 carino, l'ho trovato, sì. Ho trovato avesse la sua dignità come gioco indie, poi considerato che è in accesso anticipato, ok, quindi in realtà può esserci ancora molto da aggiungere a questa cosa qua. Normalmente lo si trova intorno ai 12 euro su Steam, poi noi adesso lo stiamo parlando durante i saldi, quindi intorno agli 11, c'è uno scontino, ma perché è appena uscito, è veramente uscito da poco. Ok, cioè, detto questo possiamo salutarli. Io mi sento di consigliargli abbastanza questo gioco, che mi sembra interessante da giocare per tutti gli amanti dei dungeon crawler non roguelike, perché non è roguelike, non è roguelike, una volta non è roguelike. E basta. Basta. Grazie di averci seguito. Ci vediamo al prossimo episodio di Unnecessary Pixels di accesso anticipato, che sarà lunedì prossimo. Yes. Oppure di quel che volete vedere, che sarà domani in genere. Ok. Ciao. Ciao.